Vabbè, tutto chiaro, Luca? Questa qua, no, guardiamo. È la planimetria della banca. Allora, questo qua è l'ingresso. Allora, questo qua è l'ingresso, questa qua è la cassa. Tu arrivi qui, vedi, questa qui è la stanghettina più corta. Sei tu, quella un pochino più alta. Sono io, ecco. Io vado proprio a tu vai davanti cassa, lì alla cassa, con la tua bella faccetta pulita, no? Come se neanche fossi tu quello, no? Arrivi lì e dici: scusi, vorrei aprire un conto. Faccio un prelievino normale. Io manco ti faccio parlare. Arrivo da dietro: fermi tutti, questa è una rapina. Ti prendo come ostaggio, ti punto la pistola e tu. Pistola finta, insomma. Caricata a salvo, diciamo. Caricata a salvo, allora fermo, non sparo, non sparo, non sparerò neanche un colpo. Ti punto la pistola alla tempia e dico: fermi, lo ammazzo! E tu dici qualcosa tipo: I cannot die! I'm an actor, I cannot die, I have contracts, I have to work. Ecco, così magari I soldi, questa cosa qui la facciamo solo se mi garantisci che i soldi poi li usiamo per fare, insomma, per sviluppare il nostro progetto. Il film, certo, cioè, figurati, scherzi, solo per l'arte, sennò perché io, ma tu mi conosci, Luca. Appunto. Da quanto tempo ci conosciamo, Luca? Sì, appunto. Vabbè, me lo devi garantire, perché sennò io non mi presto questa cosa. Perché te lo giuro, veramente, lo usiamo coefficiente di rischio, io No, lo usiamo solo per la... Poi tu non vieni fuori pulitissimo, eh? Tu sei la vittima, io se funziona, ne esco fuori pulitissimo. Se funziona, se proviamo, se le cose le fai bene. Allora, facciamo così. Questo è lo sportello... Questo è lo sportello della banca. Tu vai lì, io facciamo la prova serio, eh? Non ridere. Non fare come fai di solito che ridi. No. Va bene. Va. Allora, vai. Good morning. I would like to take fermi some tutti! Cash. Questa è una rapina! L'ho preso in ostaggio! Fermi tutti! Please, I'm not. Cos'è sta storia della rapina? Luca, Riccardo, porca miseria, ve l'ho detto mille volte, questo è uno studio televisivo, tra poco siamo in diretta, non stiamo qui a progettare rapine. Hai capito? È stato lui. È stato lui. No. È lui che... E poi Luca, porca miseria, mi stupisco di te, ma sei qui in promozione con un film e stai qui a progettare rapine con questo malfattore, questo... ti fa finire a galera questa, capito? No, guarda, è lui, è un'idea, diglielo che è un'idea tua, perché... Perché vuole fare. Ma pensa che figura se ci guardavano. Pensa se figuraccia. Hai capito? Ok, è un'idea ci sua. Perché non... è stato lui comunque che ha voluto. Bravi. Che? Siamo in onda. Come siamo in onda? L'avete provato una settimana sta cosa? Due. Sigla. Siamo in onda. Sì. Qua Luca Argentero, siamo Stati Uniti in diretta, tutto d'accordo, tutto come sempre, sperimentato. Io mi sono scocciato e fa il palo, sì, Bianca, a proposito. Ma che usate Bianferi per fare il palo? Per... Vabbè. Sì, no, ma poi tra l'altro lì da sola ad aspettare una mattina, che state facendo? Ma accomodi, ma guarda, sei in diretta, siamo Stati Uniti. Vieni, accomodati, prego. Eccoci qua, andiamo lì, siamo Stati Uniti. L'hai fatto proprio da schifo il palo, perché questo è entrato e c'è... Questo è uno di noi, no? No, non è uno, sì, è uno di noi, grande Pierpaolo, uno di noi, sei solo... No, sì, poi dopo ne riparliamo di questo. Sì, infatti poi ne parliamo. Il piano non doveva essere proprio... Figo, siamo una vera squadra, pensavo... No, lui è... un'altra squadra, giochi in un'altra squadra. Lui. Comunque, vabbè. Di te. Cioè, ti sei fatta mettere in mezzo da questi due, ma veramente? Vabbè, ma era per il film che dobbiamo produrre. Dobbiamo fare Pierpaolo, noi abbiamo uno scopo nella vita, artistico, a differenza di te. Infatti, abbiamo uno scopo artistico, la panza. Avanti questo straccio di trasmissione, solo un padre! Oggi parliamo di questo, il film di Luca Lucini con Luca Argentero, Dian Ferri, ma insomma ci sono Fleury, anche... Fleury. Ecco, grazie. Ferri, ma tu non sei francese? Lo so. No, adesso aspetta, questa cosa la chiariamo subito, una volta per tutte. Fleury come non Camille, ma Camille. Quindi difendiamo i nomi. Dian Fleury. Chi te l'ha detto, Fleury? Brutto cretino? Grazie. Visto che comunque, insomma, non interessa capire di cosa staremo per parlare, no? Sono fatto malissimo. Stiamo facendo il serio adesso. Sì, adesso no, aspetta, è semiserio. Allora, quando fai il serio non è vero. Non è vero. E quando non sei serio che è vero. Oh, quindi, solo un padre, guardiamo il trailer subito, che così capiamo di cosa stiamo parlando. Subito il trailer, dai. Solo un padre. Era la prima volta che rimanevamo da soli e te. Io pensavo che non ce l'avrei fatta. Ti voglio dare il numero della babysitter dei Martini. Permesso? Scusami, ci ho messo un po'. Che bella casa, l'hai vista tu così? Mia moglie. Gelosa se conviviamo insieme.
giuro, non ci posso credere. La prima volta da quando è nata che si fa una notte tutta filata. Però con tua moglie è proprio finita. Com'è? Sembra che va bene. Io non credo di essere mai stata veramente innamorata come voi due. È così, no? Hai mai detto a qualcuno come ti senti veramente? Ecco, solo un padre. La canzone spettacolare dei REM. REM, parliamo, scusa, siamo internazionali. REM, quelli di REM. Senti, parli di You due. Fleury. Vuoi fare quello che parla internazionale. La sei cercata. Chi spuda in aria poi gli casca in testa. Questo si sa. Allora, ricordiamo a tutti quanti gli sms per partecipare, per parlare, per chiedere, porre le vostre domande a Luca Argentero e Dian Fleury, che sono qui con noi. 349-1409-616 e poi la mail. La mail, siamo stati uniti, @caminsun.it, se siete particolarmente verbosi o avete voglia di scriverci molto di più di quanto consenta un sms. Tutto altamente interattivo. Sì, qui è volta l'Italia, dialogo con la gente. In America, insomma, funziona così, alta tecnologia. Shopping? No, insomma, una fuga dalla promozione del film. No, si è concretizzato quello che nel film era, insomma, un amore platonico. L'abbiamo, insomma, appunto concretretizzato con un viaggio amichevole. Un amore platonico! Era un amore platonico a New York, fuga alle 8 a New York. Salvo, non funziona la mail. Sì, ho chiamato, ma non... Niente? Non abbiamo pagato sto mese, mi sa. Non abbiamo pagato sto mese? No, sicuramente no. No, lascia stare, no, sicuramente abbiamo pagato, c'è un disguido. Non so, America, New York, programma, figo, niente. Internet, $45 al mese.